Adesso con molto piacere do la parola a Marcus Stanton, che avete già ascoltato brillantemente ieri, ma devo dire che sono rimasto molto, anch'io molto interessato alla sua relazione, vediamo cosa ci dirà oggi. La medicina funzionale dal punto di vista biofisico, quindi vedete che c'è ormai un denominatore comune su tutte le relazioni, perché tutti partono con l'aspetto biofisico, quindi non è più una cenerentola, eh? L'aspetto biofisico diventa il denominatore comune. La tecnologia S-Drive e campi di applicazione per la prevenzione ed il supporto. Ecco Stanton. Thank you so much again for your attention. Innanzitutto grazie ancora a tutti quanti per la vostra attenzione. And I would like to continue where we left off yesterday. Vorrei ripartire da dove ci siamo interrotti ieri. And today will be a view on epigenetics on the one hand. Oggi affronteremo il tema da una parte dell'epigenetica, but also the idea of information, field and structure. Ma anche l'idea dei campi e della struttura dell'informazione. And influences that can change those properties. E delle influenze che possono modificare queste proprietà. I think we agree that we sort of left this idea because the body obviously functions in a different way. E ormai penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che l'idea della singola causa la possiamo eliminare dal quadro, perché il nostro corpo funziona in maniera diversa. We have now arrived at this picture. Questa è l'immagine alla quale siamo giunti. And the idea behind working with the S-Drive is to look at the influential fields, factors and individual parameters that the person carries along. E l'idea di lavorare con l'S-Drive è appunto quella di trovare quali sono i fattori di influenza che ogni singolo individuo si porta dietro. It is utterly important to balance the body and to balance the situation. È di fondamentale importanza equilibrare il corpo ed equilibrare la situazione, le situazioni. Just this morning we had a talk and a discussion with a colleague and we emphasized the importance of the regulation and how the person is standing. E proprio questa mattina parlavamo con alcuni colleghi dell'importanza della regolazione e della postura delle persone. If a person has a significant amount of stress, you will see that in their posture as well. Se una persona soffre in maniera significativa di stress, lo possiamo vedere dalla sua stessa postura. You can't only see the face, it's also it's like this. E non soltanto nel viso, ma anche nella posizione delle spalle. I think you all recognize what this is. Credo che tutti sappiate che cosa rappresenta questa immagine. That's how you fly an airplane. È lo strumento che serve per volare, per far volare un aeroplano. We actually do the same thing. E di fatto noi facciamo la stessa cosa. We have eyes to compare to what we see. Abbiamo degli occhi tramite i quali con i quali ci confrontiamo con quello che vediamo e che ci permettono di stabilire un orizzonte artificiale. We have the vestibulocochlear organ here for our balance. Abbiamo gli organi all'interno delle orecchie che ci permettono di mantenere l'equilibrio. So, but that's when the party starts now. The first joint we have, the first loose connection which we have to control is actually the cranio-mandibular articulation.
Ma la prima giuntura, la prima articolazione che dobbiamo controllare è quella mandibolare. È questo il primo elemento mobile della, del nostro corpo. No matter at which level we look at it, whether it's the sight, whether it's the balance organ, it's important that we hold our posture, because any instability or shift down here in the middle or up here will have an effect downwards or upwards. Ma a prescindere da tutto quanto, la nostra postura si vede influenzata da qualsiasi piccola variazione a qualsiasi livello del nostro corpo. In fact, a change of the occlusion level between the different teeth, a change of a tenth of a millimeter, can lead to a change in the posture that one side has more weight than the other. E una minima variazione nell'ordine dei decimi di millimetro dell'occlusione mandibolare ci porta ad una variazione della nostra postura e quindi del nostro equilibrio. So one way to detect that is actually super easy and super fast. We have the people stand on two scales, not one. Una maniera per rilevare queste variazioni è semplicissima e velocissima da mettere in pratica, ed è far rimanere in piedi una persona a metà fra due bilance, non una sola. I have seen differences in weight from one side to the other in normal persons. We're not talking walrus, but normal persons. So 35 kilos difference between one leg and the other. 35. In persone normali, quindi non in condizioni patologiche, ho rilevato differenze di peso tra una gamba e l'altra di persone posizionate su due bilance di 35 kg. Yeah. And so they wonder, why is the knee bad? Why do they need their hip replaced now? E poi ci si chiede perché mi fa male il ginocchio, perché ho bisogno di una protesi di ginocchio o di anca. Let me tell you one thing that I can't emphasize often enough. Vorrei dirvi qualcosa che non posso stancarmi di sottolineare. Because they would talk about vertebra which glide to the side, for example. Si parla a volte di vertebre che scivolano sul lato. Bones cannot. Ma il fatto è che le ossa non si possono spostare. They are only where the muscles pull them. Le ossa si spostano nella misura in cui sono i muscoli a tirarle. There is no moving vertebra. Quindi non esiste che si muovano. It cannot move the vertebra. Non esiste che si muovano le vertebre, è impossibile. The imbalance is on the muscular side. Il problema di squilibrio, di mancanza di equilibrio, è sul lato muscolare. So it's important to have an influence on that. Ed è importante influenzare lo stato muscolare. Scoliosis. Scoliosi? La scoliosi. You can change that. You don't need to live with that, you can change that. È modificabile. Non è che dobbiamo per forza conviverci. Possiamo agire su di esse. It's no big deal to have the person grow by 3 centimeters because the scoliosis is gone. Esistono casi in cui una persona è risultata più alta di diversi centimetri rimuovendo le cause della scoliosi. But the system has to work. And there's many factors to that, but it's not the main subject of our talk today. But remember those facts, remember those influences. Ora, è il sistema però che deve lavorare affinché questo succeda. Ora, questo non sarà il nucleo l'asse centrale della presentazione di oggi, ma vorrei che ricordaste questo: ci sono delle influenze che noi possiamo esercitare sul sistema globale. I will give you one example. In 2009 I got a new pair of glasses. Un esempio molto veloce: nel 2009 ho comprato un paio di occhiali nuovi. And since I'm very aware of my body, doesn't seem like it, but I am. Since I'm very aware of my body, I just sort of had the feeling something was wrong. E siccome ho una profonda consapevolezza del mio corpo, sentivo che c'era qualcosa che non andava. So I went on my
two scales and look whether there was a difference. E quindi sono salito sulle mie due bilance per vedere se c'era qualche differenza. 4 kilos. 4 kg. If I take off my glasses, 0. If I put on my glasses, 4. If I take them off, 0. If I put them on, it's 4. Mi pare comprensibile, togliendo gli occhiali tutto a posto, con gli occhiali 4 kg di differenza. So, yes, it does have an influence. Quindi l'influenza esiste. If the muscles are funny, there's a cause to that. And probably the most important factor is a lack of ATP. E se ci sono dei problemi a livello muscolare, c'è una causa. E solitamente la causa è la carenza di ATP. So that's where we're going to get to the point of mitochondria later. Ed è qui che arriviamo al punto dell'azione dei mitocondri. To solve the issue, the point of my pupil here was not properly aligned with the middle of the glass. It was deviating by 4 millimeters. E nel caso degli occhiali, il problema era che il centro della pupilla non era correttamente allineato con l'asse centrale della lente. C'era una deviazione, una differenza di 4 millimetri. Now talk to people that suffer from chronic headaches or something like that, and which are being sent from one pain clinic and filled up with opiates all the time, and talk with them about their complaints. Ora, parlate con persone che soffrono di emicrania cronica e che sono stati magari rimbalzati da un medico all'altro e riempiti di oppioidi. E parlate loro di questo problema. In Monty Python it would be said, let's get to something completely different. Il gruppo dei Monty Python, che sono dei comici famosi in Inghilterra, ora direbbero passiamo ad un argomento completamente diverso. I would like to talk about information, structure and fields. Vorrei parlare di informazione, struttura e campi. Structure is utterly important to any function in the body, in fact, to life. La struttura è fondamentale per qualsiasi funzione corporea e in ultima analisi e per la vita. And we do have not only structures, but substructures. E in effetti ci sono non soltanto strutture, ma anche infrastrutture, substrutture. These substructures can be altered as well. E anche queste possono essere alterate. Taking up entirely different properties. Assumendo proprietà completamente diverse. So this brings us into the field of the so-called information medicine. E questo ci porta al campo della cosiddetta medicina basata sull'informazione. One way that we tried to conquer the world was by making things easy to understand. E una maniera in cui abbiamo provato a conquistare il mondo è stata rendendo semplici le cose. It helps to In questo aiuta molto infilare le persone all'interno di cassetti predeterminati. But to fill you, who you are, and your life onto an A4 sheet of paper would be, I think, humiliating. Ma condensare tutta la vita di un individuo su un foglio A4 sarebbe quantomeno umiliante. But actually that's what we do in science. Ma è esattamente quello che facciamo con la scienza. You hated this in school, probably, or some of you probably have not liked that. Probabilmente molti di voi hanno odiato queste cose a scuola. That's y equals a half, 0.5 times x minus 1. There's a graph here. Questo è il grafico della funzione y uguale un mezzo di x meno 1. Or a sinus wave, that's an easy one. O un'onda sinusoidale, questo è facile. Or that one, whereas that one was advanced mathematics already. O questo tipo di funzione che già era matematica avanzata. That's the time when you definitely look more after the girls than at the
Questa di solito viene insegnata ad un'età in cui tendenzialmente si guardano di più le ragazze o i ragazzi che la matematica. The point is, yes, this makes things easy, but it also makes it hard. Because our honest question was, what in the world does that have to do with my life? Ma il fatto è che questo è il punto. Questo in teoria dovrebbe rendere le cose più facili, ma in realtà le complica, perché poi ci chiediamo, ma tutto questo che cosa ha a che vedere con la mia vita? Now I love mathematics and I love physics, so I didn't have that problem. But, and I also love girls, so everything at once. But the point is, what we do is we try to represent life onto a two-dimensional sheet. Ora, io adoravo la matematica, la fisica e sinceramente anche le ragazze, quindi vedete il quadro è un po' complesso. Ma il punto è proprio che queste funzioni ci portano a ridurre una realtà complessa in una dimensione, in un aspetto bidimensionale, quello del foglio di carta. Because this is not what a sinus wave looks like. Perché questo non è il vero aspetto di un'onda sinusoidale. A sine wave is a wave that spreads in a vortex. Perché un'onda sinusoidale in realtà si diffonde come un vortice. Vortex from the side, it becomes the snake. E ovviamente se lo vediamo da un lato, questo vortice prende un andamento sinusoidale, appunto. So if we expand our way of looking, this is a mathematical graph and it looks so much more like life. E quindi se noi espandiamo il nostro modo di vedere le cose, andiamo oltre le due dimensioni, vediamo che questa è la rappresentazione di una funzione matematica ed effettivamente è molto più somigliante alla vita reale. Just by adding the third dimension to it. E qui abbiamo soltanto aggiunto la terza dimensione. If we change our number structure, suddenly we get objects which are defined differently. This is a mathematical graph of this equation here. And it even has windows, and like a torus, it goes into itself again. Se espandiamo il nostro modello numerico, riusciamo addirittura ad arrivare a questa rappresentazione grafica della funzione che vediamo in cima alla diapositiva. E come vedete è enormemente più complessa, ha addirittura delle finestrelle e vediamo che ha un avvolgimento che si avvolge appunto su se stesso. The next graph I really like. That's the equation, that's the graph, and it is hollow, yes. E questo è un grafico, una rappresentazione grafica che io adoro, è l'esatta rappresentazione grafica della funzione che vediamo in alto ed è cava al suo interno. And if you extend that into so-called fractal mathematics, fractal numbers, then things get even wilder. E se espandiamo addirittura, entriamo nel campo della matematica dei frattali, dei numeri frattali, la complessità che riusciamo a rappresentare è ancora superiore. The Mandelbrot configuration was pretty popular as a screensaver on early computers. Questo era uno screensaver piuttosto comune sui computer di una volta. Per calcolarla ci sono voluti circa 4 giorni, ma questo è un altro discorso. But if you look at fractal mathematics, those are the kind of graphs that we get. Ma se parliamo di frattali, possiamo arrivare a rappresentazioni di questo tipo, rappresentazioni matematiche di questo tipo. Fractal graphs. Those are mathematical graphs. Questi sono tutti grafici matematici. Can we turn off that light maybe? We need more intensity. Can we turn off the light as well? Possiamo abbassare un po' le luci? Sì. These are all mathematical graphs that we're looking at here. Those are not just some techno t-shirt designs. That is actually structure and sense. And in fact, you will see a lot of vortices here. Queste non sono stampe da t-shirt, sono delle vere e proprie elaborazioni matematiche di funzioni. Queste sono cose che hanno un senso dal punto di vista matematico. This is a mathematical graph, but it could just as well be a synopsis. Questo è un grafico matematico, ma potrebbero essere delle sinossi. Delle sinapsi, perdon. This is a mathematical graph, but it could easily be vesicles within a cell.
questa di nuovo è una rappresentazione matematica, un grafico, ma potrebbe essere l'interno di una cellula. These are all different graphs of mathematical functions. Tutte queste sono rappresentazioni grafiche di funzioni matematiche. Just like this is a graph. Ma anche questo è un grafico, una rappresentazione grafica di una funzione matematica. A perfect graph of the so-called Fibonacci sequence. È la rappresentazione grafica della, della sequenza di Fibonacci. So that's a vegetable that we eat, but it is a perfect harmonical structure. Quindi questo è un ortaggio che tutti mangiamo ed è la rappresentazione perfetta di una funzione della geometria basata sui frattali. Yes, of the Fibonacci sequence. Della sequenza di Fibonacci, appunto. These are algae under the microscope. Sorry, these are algae under the microscope. Questa è un'alga. Questa è un'alga vista al microscopio. This is an electron microscope picture of the tip of a quartz. What you see are not the atoms. What you see are the interference patterns in between the atoms. Questa è la scansione, l'immagine da microscopio a scansione elettronica di un frammento di quarzo. These are electron configurations of atoms. Queste sono configurazioni elettroniche di atomi. If you take sand or iron, ground iron, and put that onto a plate, and use sound, use wave, use frequencies onto that, you have a so-called Chladnian plate, where the sand moves according to the vibrance and the frequencies, like this. Se mettessimo della sabbia o della graniglia di ferro su un piano esponessimo questo piano a delle vibrazioni, questa sarebbe la disposizione della sabbia sul piano. This sand was equally distributed, but it collected due to the vibrance, due to the frequency, and in fact it even continues moving by spinning in this direction and by spinning in that direction on that point. Immaginiamo di cospargere di sabbia uniformemente un piano e poi di esporlo a delle frequenze d'onda. Questa sarebbe la disposizione della sabbia in funzione delle frequenze d'onda e non è tutto, cioè continuerebbe a muoversi la sabbia sul piano assumendo questo tipo di configurazione e ruotando, guardiamo l'immagine sotto, ruotando in senso orario o antiorario. Which helps to understand why planets or why quarks atomic particles have a spin. Il che ci aiuta anche a comprendere perché i pianeti, ma anche il quark a livello subatomico, hanno uno spin, una rotazione. This sound here, this frequency here, induces such a structure. L'onda sonora produce questo tipo di struttura, quella dell'immagine sopra, abbiamo detto. Does anyone recognize that? Qualcuno la riconosce? But it looks like. A cosa assomiglia? This one goes down, wanders, this one goes up. Huh? DNA. Assomiglia al DNA. So if we compare energy structures and life, that's DNA from above. Not so far different, is it? Quindi se noi facciamo un confronto fra le strutture energetiche e la vita, questa è l'elica del DNA vista da sopra, non troviamo delle grosse differenze, cosa dite? This is A major of the human voice on the Chladnian plate. Questa è come risuona una nota prodotta da una voce umana sul piatto di sabbia che dicevamo prima. Your voice produces. La vostra voce produce delle forme. So your voice makes a change in this world.
Quindi la vostra voce stessa ha un'influenza, produce dei cambiamenti nel mondo esterno. Some have understood that and actually have given these information to us, for example, in buildings. C'è chi l'ha capito e ci ha restituito questo tipo di informazione, ad esempio attraverso l'architettura. I walked in this cathedral when I was 5 years old in Salisbury, England, when we visited England. And I was just baffled with all this vibrance. E quando avevo 5 anni ho visitato questa cattedrale, la cattedrale di Salisbury, e sono rimasto sconvolto da tutte queste da tutte queste vibrazioni, da tutta questa forza. Wherever we go, this is Orléans, France. This is my favorite church in this world, the Chartres. Questa è la cattedrale di Chartres in Francia, la mia cattedrale, la cattedrale che preferisco in tutto il mondo. No matter where, as you've seen, I was so fascinated, I always photograph. So I'm just fascinated by structure and sensible information behind that structure. Come vedete, sono molto affascinato dalle strutture e dalle informazioni che sono alla base di queste strutture. No matter where we look, no matter which property we look at, you should know that one. Questa dovreste conoscerla. Built by a German, I'm sorry. Costruita, mi dispiace per voi, da un tedesco. Not Barbarossa, it was the first one. Non Barbarossa, quello prima. But this is holy architecture. These are holy structures. Queste sono strutture sacre, architettura sacra. Which are not restricted to the Christian faith. They're universal because they belong to life. E non si limitano alla fede cattolica, sono universali, perché noi apparteniamo alla vita intera, alla vita stessa. And the property of life is reflected in all these aspects. E le proprietà della vita si riflettono su tutti questi aspetti. Properties also as in harmonies. E la proprietà come nelle armonie. In his work, Kepler's work, De Harmonicis Mundi, he actually correlated the orbit of different planets with music. Keplero, nel suo De Harmonicis Mundi, ha addirittura messo in correlazione le orbite dei pianeti con la musica. But 4,000 years ago, people already put this information into other objects, like this was discovered in the middle of Germany, 4,000 years old, where you have everything from the ascent to the descent of the Pleiades in the year to sow and to get the harvest. Ma queste informazioni erano già disponibili ed erano già state trascritte in qualche modo 4.000 anni fa. Qui vediamo la disposizione delle Pleiadi, vediamo i cicli di semina. Questo è un reperto archeologico trovato in Germania e risale a circa 4.000 anni fa. From the Belt of Orion, which is depicted as the three pyramids at Gizeh. Qui vediamo, ad esempio, nella parte bassa la cintura di Orione, che è rappresentata anche, trova un corrispettivo anche nella disposizione delle tre piramidi di Giza. E qui vediamo anche gli equinozi e la stella polare. They might have been a little bit smarter than we thought. Probabilmente gli antichi erano più intelligenti di quanto non pensiamo. We actually use structure. To change things. Il fatto è che noi utilizziamo le strutture per modificare le cose. If you use a field which is high voltaic but low ampere. Se utilizziamo un campo ad alto voltaggio ma a basso amperaggio. And if you look at the patterns in which energy, the field, is condenses. E se analizziamo gli schemi in cui si condensa l'energia, i pattern, you can actually photograph globules, homeopathic globules, which are here in the middle, this little black thing and this thing, the rest is air. Possiamo addirittura fotografare homeopathic globules. Yeah. Se utilizziamo questo tipo di campi, possiamo fotografare dei globuli omeopatici. Queste sono delle immagini che riusciamo ad ottenere.
originally tincture over a D6 over a D200, that apparently its information completely changes. Again, this is the global, this is the global, this is the global, everything else is only air, but this is the information it carries. E qui vediamo appunto altri globuli omeopatici che cambiano colore, e quindi vediamo anche che possono assumere una diversa colorazione, sono circondati di aria, vediamo quali sono le loro influenze sull'ambiente esterno. This method of photograph is called Kirlian photography, and you can also use it on bodies. This is the tip of a finger onto a glass plate. E questo è un metodo fotografico che può essere usato anche sul corpo umano. Questa, ad esempio, è la punta del dito appoggiata su una piastra di vetro. This is the same finger of the same person, sick, and after 10 minutes after taking one single but perfectly matching global of homeopathy. Questa è l'impronta del dito della stessa persona sullo stesso vetrino. Da una parte la persona è malata e dall'altra parte abbiamo l'immagine dell'impronta del dito della stessa persona 10 minuti dopo aver assunto un solo globulo omeopatico perfettamente combaciante. You have understood that Emoto with his crystals tried to portray these kind of structures and energies just as well. Just like more than 200 years ago, there was a work on the symmetry of snow. Con i cristalli, così come con i fiocchi di neve, vediamo le stesse strutture, lo stesso tipo di strutture. Holy water seems to be not symmetric. L'acqua santa di Lourdes non sembra presentare lo stesso tipo di simmetria. And the more toxic it gets, it apparently also changes its structure. E più l'acqua diventa tossica e più apparentemente la sua struttura viene modificata. But if we use things to treat people, like Belen is here, then and if we put that in water and take everything out and just leave the water as it is, the water picks up that information, and if it freezes, that those are the crystals that come out of it. Ma se usiamo questa sembra camomilla per. Yeah. Per curare le persone e semplicemente immergendo la camomilla nell'acqua, rimuovendo la camomilla, l'acqua trattiene l'informazione che ha ricevuto. Utilizziamo quest'acqua per curare una persona e l'acqua la facciamo congelare, l'immagine che ricaviamo è quella dell'immagine del lato destro della diapositiva di prima. E lo stesso vale per il finocchio. The idea is to change our view away from the book. L'idea quindi è quella di cambiare prospettiva, di allontanarci da quello che abbiamo imparato sui libri. So this is our academic view. Questa è, diciamo, una vista accademica. Changing that into our cybernetical system, our multi-influence system, our body information system. Ma questa deve essere corretta, diciamo, con le informazioni che abbiamo e la rete di informazioni di cui disponiamo e le influenze di cui parlavamo prima. E il mondo, dobbiamo vedere questa immagine come immersa in un mondo cibernetico, ma nel senso di immerso in molteplici reti. I think you do notice a difference, don't you? Immagino che abbiate notato la differenza fra queste due rappresentazioni. So, and that's what we can use. We can use music. E cosa possiamo usare per questo? Possiamo utilizzare la musica. We prescribe music. E di fatto la prescriviamo come cura. And we actually use holy properties. Possiamo usare anche delle proprietà sacre. These are the first 1,500 digits of pi. Queste sono le prime 1500 cifre decimali del pi greco. We're not gonna memorize them, but non vi chiedo di ricordarvele tutte. We're gonna be smart and we're actually gonna show them differently. That's the same thing. Ma possiamo mostrarle in una maniera diversa. Questa è la visualizzazione della stessa immagine di prima. Minus plus 1 3
e vediamo che abbiamo un'alternanza di meno e più e a denominatore i numeri dispari. And the same is true for properties, you know that one as well, it comes from this country. E lo stesso lo possiamo dire di altre proprietà, probabilmente questa immagine la conoscete visto che another property number apparently is being depicted. E che rappresenta però un'altra proprietà numerica. Again, also never stops because it's an irrational number, but it can be very well written in this way. Anche questo è un numero irrazionale, quindi infinito, però questa è la sua trascrizione e anche questa, se vedete, è assolutamente interessante. And to combine that with our Romanesco that we had before. E se la mettiamo in congiunzione con il romanico che vedevamo prima nelle immagini, and with other properties which are also natural constants, e con altre proprietà che sono comunque costanti naturali, I mean, that we hated in mathematics, right? Natural logarithm? What is natural about a logarithm? There's makes no sense. Oddio, questa è una cosa che probabilmente chi ha studiato matematica non amava. Yeah, algoritmi naturali. Cosa c'è di naturale in un algoritmo? Yeah, it does. You find it anywhere. In realtà esistono in natura gli algoritmi ovunque. If it's double as loud, it's actually only on a logarithmic scale. If we? If it's double as loud, it's actually only on a logarithmic scale. That's how That's how we hear. Ad esempio, noi ascoltiamo il suono, la voce su base logaritmica. Again, that's an irrational number, it doesn't ever end, so we'll change the display. This is the same number, just a different form. Questo è il numero di Eulero, l'abbiamo visto prima con una rappresentazione, questo con un'altra. Or a different way of writing, exactly the same number, with a different form of rhythm and properties. Anche questa è una rappresentazione, un'altra funzione che rappresenta lo stesso numero, ma anche qui vediamo delle proprietà diverse, degli schemi diversi. I think you caught the idea that neither mathematics nor life is so irrational, actually there's a whole lot of beauty behind it. Per cui penso che ormai il concetto sia chiaro, né la matematica né la vita sono irrazionali. So 1969, one Russian scientist had the stupid idea to measure and weigh all living organisms. Nel 69 un gruppo di russi ha avuto un'idea folle, misurare e pesare tutti gli organismi viventi. Of course he had a big chart with many weights and many sizes. C'era ovviamente una tabella enorme con da una parte una serie infinita di pesi e dall'altra di misure, di taglie. So everyone laughed at him, of course. E ovviamente era una cosa ridicola. But then he logarithmatized those measures. Ma poi queste misure sono state messe su una scala logaritmica. What he found was result. Result, no result. Result, result, no result. That was awkward. E la rappresentazione logaritmica di quello che è stato individuato con appunto questo tipo di ricerca è questa. Risultato, risultato, assenza di risultato. Risultato, risultato, assenza di risultato. In una sequenza che vediamo qui rappresentata. Or to put it different, stable, stable, unstable. Stable, stable, unstable. O per formularla in una maniera diversa, stabilità, stabilità, instabilità. Stabilità, stabilità, instabilità. I will help you and make a graph out of this. Ora vi darò una mano realizzando un grafico con questo dato. You recognize that? Lo riconoscete? Yes. What is it? Che cos'è? One step more. Fate un altro passo avanti, cos'è? La doppia elica del DNA. Lo sviluppo del DNA. Yes. Corretto.
And it doesn't matter whether we look at the size and the weight of a flea or the size and the weight of a solar constellation. It is the same property. E la proprietà è la stessa sia se analizziamo peso e dimensioni di una mosca, sia se analizziamo peso e dimensioni di un intero sistema solare. Some gun calibers fly, some don't. Gun calibers. Alcuni calibri di proiettili riescono a, a volare, insomma, a propagarsi molto bene, altri no. Some ship sizes are stable and plane sizes, some break apart. Alcune navi o aerei di alcune dimensioni sono stabili, altre no, collassano. If we look from the smallest thinkable zero point up until the size of the entire universe, it is the same property repeated again and again. E la stessa proprietà si ripete costantemente se analizziamo le cose di dimensioni minime fino alle cose di dimensioni enormi come l'intero universo. Una scala logaritmica. And if we look at this entire wave from the size of a photon, neutron, proton over the population of cities, the size and weight of stars up until the size of the entire universe, so-called cell clusters, this entire thing works perfectly. E questa struttura tiene, ripeto, se analizziamo cose di massa e dimensioni minime come le particelle subatomiche fino ad arrivare all'universo intero, passando per la popolazione, quanto sono grandi le popolazioni delle varie città e tutto. We divide this into one single wave. The exact intersection here is the weight and size and property. E se tutto questo lo rappresentiamo con un'unica onda, quindi dal più piccolo al più grande, mettiamo tutto quanto su un'onda sola, il punto zero è quello della dimensione e del peso del DNA. And the frequency of this standing wave, which is a scalar wave, is the resonance frequency of proton. E la frequenza di quest'onda scalare è quella del protone, la medesima frequenza del protone. 98% of our universe consists of hydrogen, so that's obvious. E ovviamente una parte enorme del nostro universo è composta di idrogeno, quindi la cosa ha senso. Now we understand that DNA is not just stupid archives, DNA is actually an antenna to the universe. Ed è per questo che il DNA è una vera e propria antenna per l'universo. You now understand music, frequencies, structure, beauty, holy, that's all in there. E quindi la musica, la struttura, il concetto di sacro è tutto rappresentato così, nello stesso modo. No matter what we look at. That's why fields have to have not only information, they should be coherent, they should be sensible and not just chaos. Ed è per questo che i campi devono essere coerenti, non possono essere casuali. Information should be meaningful, it should have an order, it should be healthy. Le informazioni devono essere significative, devono avere un ordine. And so now you understand why I said yesterday when you saw this guy moving along. You still remember him. E probabilmente ricordate questa immagine, questo filmatino che abbiamo visto ieri. And I talked about the problem of oh no, oh no. E ieri vi ho anche parlato di questa formula. Structure is also important for our mitochondria. La struttura è fondamentale per tutto, inclusi i mitocondri. If we look at the so-called atom kette, which is the oxidative phosphorylation, blah blah blah, whatever, on the inner mitochondrial matrix. Don't explain that. We look at different blocks of function. E in un mitocondrio vediamo tutta una serie di funzioni diverse che possiamo riassumere in blocchi diversi. They are composed of proteins and other and fats and different other components
that need to have a certain structure to work. Composti di proteine e di grassi che però devono avere una determinata struttura per funzionare. If the pH changes, gets more alkaline, more acidic, then proteins change in their form. Se ad una variazione di pH corrisponde una variazione della forma functional protein, delle proteine, proteine funzionali, into a unfunctional protein. Proteine funzionali che vengono denaturalizzate diventano proteine e che non funzionano. We need a milieu which, for example, has an optimum temperature for enzymes to work. Abbiamo anche bisogno di un ambiente in cui ci sia una temperatura ideale per il funzionamento degli enzimi. Stress has an direct effect on the cellular function. In fact, if there's a lack of ATP, they will go into apoptosis. If there's too much stress on that side, they might go into apoptosis or even degeneration. Lo stress ha un effetto enorme sul funzionamento cellulare e se abbiamo una carenza di ATP, questa cellula va in apoptosi. So that's why it's so important that the function over this inner crista is positively working. Ed è per questo che è essenziale che questa struttura funzioni in maniera adeguata. And the ONO I was talking about is a big influence on mitochondria. E la formula ONO di cui vi parlavo ieri ha un effetto enorme, un'influenza enorme sui mitocondri. Because ONO is actually peroxy nitrite, whatever that is in English right now. And this is a radical which is actually being composed of NO plus H2O, which then becomes ONO, and ONO just attacks structure like frenzy. The NO plus H2O2 then gets to ONO, and ONO attacks the structures. Perché questo acronimo sta per la somma tra NO e H2O che costituiscono un perossinitrito, qui perdonatemi se sbaglio il termine, che attacca le strutture, ha un effetto distruttivo sulle strutture. That's like trying to drive with the handbrake on. È l'equivalente di guidare con il freno a mano tirato. ONO directly attacks the four steps of the mitochondrial ATP production. E l'ONO, questa formulazione, attacca direttamente la produzione di ATP nei mitocondri. And many other things. Così come altre funzioni. So, and to get to the end, the property of life is dynamic. Quindi per concludere, la proprietà stessa della vita è dinamica. And you see a change, you see a difference in positive and energetic life, with symbionts dancing in between and with proper homeostasis. Whereas if things go south, that's a leukocyte here, etc. But if things go south, the properties change. E vediamo che ci sono notiamo delle modifiche e nella vita stessa a seconda di quanto succede nell'ambiente. Looks a little different, doesn't it? Guardate la differenza tra queste immagini. Okay, so that change is inflicted onto the body. Questi sono i cambiamenti che il nostro corpo subisce. And there's many ways. With metabolism, with blocks in the metabolism. E possiamo vederli sotto forma di blocco del metabolismo. But also, for example, if we change the structure and the cell membrane. Ma possiamo vederli anche nei cambiamenti della struttura e della membrana cellulare. For example, by using a cell phone device. Ad esempio, tramite l'utilizzo di telefoni cellulari. Depending on the age, the penetration is higher and higher. La penetrazione è diversa in funzione dell'età del soggetto. Take care of your mitochondria. Prendetevi cura dei vostri mitocondri. Take care of your mitochondria. Take care of your harmony. Prendetevi cura della vostra armonia.
care about the song that your body is singing. Prendetevi cura della canzone che il vostro corpo sta cantando. Care about the song that you are singing to the world. E anche di quella che voi stessi cantate al mondo. Everybody of us can change the world. Ognuno di noi ha la potenzialità di cambiare il mondo. But I'm not talking 68 now. In what sense? 1968. E non sto parlando nei termini di come se ne parlava nel 68. C'è un mondo che ognuno di noi può cambiare ed è il nostro stesso mondo. And then others might feel invited to live on your planet. E a questo punto altre persone potrebbero desiderare di vivere sul nostro pianeta. So, as I said yesterday, away from the details, look at the big picture. Quindi, come dicevo ieri, ignoriamo per un attimo i dettagli, consideriamo l'immagine nel suo complesso. Thank you for your attention. Grazie per la vostra attenzione. Thank you very much. Thank you. Faccio una foto. Allora facciamo la foto un attimo con i relatori, anche perché è finito. La moglie che si sta arrabbiando, perché esatto. Andiamo a mandare.